Sentite, eccomi! Arrivo. Sentite, sentite come mi parla bene! Come mi arrizza il pelo il mio caro amico Scarponi! Allora, attenzione! Intermezzo di rime è l'opera di un poeta, porcellone e iperbole. Porcellone! Svi su me pitali zašto denuncio, kao prvo. Ja sam rekla zašto ne denuncio, nisam ja odlučila tu predstavu, to sam naslijedila ono, u programu, ali sad sam jako sretna što imamo takvu temu. Denuncio, mislim da imamo puno tih figura kontroverznih i sve koje moramo raščistiti. Prošle su tolike godine i još ne znamo tko su ti ljudi. Zato da, talijanska drama mora nositi kulturu, mora nositi jezik, a Danuncio je bio kao prvo pjesnik. I poslije je bio luđak koji je stvarao sam svoj lik. Tako da mi ga upisujemo kroz kabare formulu, jer kao što sam već rekla od njega, ako skinete diktatora, ako skinete sve, tu povijesnu figuru, ostaju samo tračevi i šljokice. Cronista mondano prima, poeta salottiero e scandaloso poi! Il giovane D'Annunzio è il letterato più discusso e ricercato della capitale! Mislim Rijeka, jer Rijeka je otvoren grad, multikulturalan grad, sad ćemo biti kapitale della cultura 2020, tako da mislim da je baš pravo mjesto. Ako ne počnemo mi raščistiti neke stvari i mislim da smo spremni za takvu temu, onda neće niko. Ali mi to tako ležerno prezentiramo, tako ono, kroz pjesme, kroz povijest, ali nećemo dati neku povijesnu težinu, nego hoćemo da izađe ljudsko biće ili ono što je on mislio da je. Tako da nam je lik Danuncija više neki Džamburaska, Pinokio, koji nije bio niti toliko svjestan onome što se događa, jer je bio opsjednut same svoje veličine. Un tratto degli italiani è restare sempre Pinocchio, sempre bambino. Pensare che la responsabilità non sia una parte del vivere dell'uomo. Ovviamente è una generalizzazione, però nascosta in ogni italiano c'è questo culto dell'infanzia perpetua. D'Annunzio è quello che l'ha incarnato meglio, riuscendo a fare una specie di manifesto della sua vita, per cui tante delle sue azioni sono state compiute senza porsi il problema delle conseguenze delle sue azioni. Questo è molto italiano. Beh, è piacevole farlo, è una bellissima esperienza perché è un personaggio creato in questo spettacolo e anche dalla sua vita, dalle fonti con cui ci siamo documentati, sicuramente con un'energia sovraumana, non ha nulla di reale quasi. E sin dall'inizio, dalla sua giovinezza fino ad arrivare alla sua vecchiaia, è un uomo robusto, forte, con un'energia vitale enorme e anche degli abissi di malinconia, delle tristezze profonde che lui, nello spettacolo almeno, combatte con questo inseguimento a creare una figura di sé sovraumana, a essere Gabriele D'Annunzio. Nello spettacolo noi diciamo che compirà il suo progetto di essere Gabriele D'Annunzio qui a Fiume. Lui a Fiume, con la conquista del poeta guerriero, si sentirà finalmente compiuto. Quindi a livello energetico come attore è sicuramente un'energia non naturale, ti accorgi che è una vita sopra le righe, che non tutti gli esseri umani, e per quello ne parliamo ancora oggi, perché di D'Annunzio ne nascono pochi, è un fuoriclasse dell'umanità, un Maradona dell'umanità, ecco. Lui ha preso una città perché era una buona azione mediatica, lo aiutava, era un po' come una provocazione di alcuni artisti contemporanei, di alcuni pop star, no? Che mettono facilmente il sesso sul palcoscenico oppure altre forme di provocazione. Lui ha fatto questa cosa conquistando una città e senza porsi il problema che c'era gente che aveva una vita in questa città e che non necessariamente volevano accordarsi al suo stile di vita. Poi va detto che
D'Annunzio paga un po' lo scotto di quello che è successo 4 anni dopo con l'arrivo dei fascisti e Mussolini, si fa di tutt'erba un fascio, non che lui non fosse stato un dominatore, ma è stato un dominatore molto diverso da come sono stati i fascisti, semplicemente nella storia si fa un po' di confusione e si tende a dare al padre le colpe del figlio. D'Annunzio ha le sue responsabilità, ma quelle di Mussolini sono altre.